ci siamo ispirati a voi per creare l'abbraccio perfetto tra la carne più tenera e la panatura più croccante. Scopri la nuova linea di impanati Amadori e partecipa al concorso Chef di Casa su cisiamoispiratiavoi.it. Dall'Alta Valle Savio, gli spicchi più gustosi di Romagna, quelli del fumaiolo. Solo ingredienti italiani di qualità per una fragrante piadina con il 40% di grassi in meno e senza conservanti. Prova la linea benessere con farine bio ai 10 cereali, al Camut, al Farro e integrale. Fumaiolo, qualità in natura, per dare vita a prodotti unici. Scopri tante appetitose ricette su fumaiolo.com. Benvenuto a tutti gli ospiti di Cook Academy per questa sfida finale, la grande cena che coniuga divertimento, passione, ma anche un po' di antagonismo. Antagonismo e un pochino di ansia, perché tutti i concorrenti fino adesso hanno gareggiato sportivamente, anche divertendosi soprattutto, ma con un pochino di apprensione per i piatti che devono realizzare per i loro ospiti, compagni e familiari. Una location d'eccellenza, dove ci troviamo? Ci troviamo al Palacongressi di Rimini, Convention Bureau ci ospita e noi come Summer Trade siamo fieri di partecipare a questa ennesima gara. Prendere a braccetto Cook Academy e i suoi corsisti e portarli fino a dove può arrivare la passione per la cucina. E oltre, diceva un vecchio cartone animato, sì, perché devono osare, provare e sperimentare, perché in fondo mangiamo 3 volte al giorno fortunatamente. Stasera al Palacongressi di Rimini tutti i corsisti, una parte dei corsisti che hanno partecipato durante quest'inverno ai corsi di Cook Academy partecipano a questa grande sfida finale, lavorando in squadre con un coach più che uno chef. Hanno realizzato ognuno di loro un piatto e alla fine della serata, dove c'è questo menù realizzato con i prodotti freschi della stagione, valutando tanti aspetti,
uscirà un vincitore, ma soprattutto è lo stimolo, dare delle idee in più, farli lavorare in un contesto completamente diverso, un contesto a livello professionale. Quindi per noi coach è stato divertente, simpatico, ma nello stesso tempo anche da parte loro realizzare una cena per un grande numeri, con attrezzature e con chi lo fa per lavoro, penso che sia stato emozionante. Avete un bellissimo bollino nero in bocca al lupo, ma come viene realizzata questa ricetta? Allora, la ricetta è, sono strastapreti con i friarielli e salsiccia, e praticamente funziona, che fai una crema di zucca sotto al piatto, viene fatta una vellutata, e si fa zucca e si fa bollire con le patate, poi viene frullata e poi a parte fai la salsiccia con i friarielli e infine il pesto di noci con la ricotta. Ma quanto è difficile? Beh, già all'inizio sbucciare la zucca è stata ardua perché era durissima, però con l'aiuto dello chef tutto si fa. Allora, il tuo nome? Mi chiamo Raffaella. Il tuo? Cristiano. Perché fare un corso di cucina? Ah, per imparare qualcosa di nuovo. Cosa ti ha dato questo corso? Ricette nuove, manualità in più, poi si conosce gente nuova, insomma. Al volo gli ingredienti di questa ricetta? Strastapreti, ricotta, noci, friarielli, salsiccia, peperoncino. Al volo il procedimento? Si parte con la zucca che viene fatta bollire insieme alle patate a lungo e poi si preparano chiaramente contemporaneamente gli strastapreti e poi si fanno sbollentare i friarielli e nel frattempo si mette a soffriggere la cipolla. Questa è la testimonianza che il corso ha funzionato, in bocca al lupo! Di questi tempi si parla molto di cucina, ne vediamo tanti format fioccare in televisione, in questo caso però il format si è trasferito appunto in una struttura come quella congressuale del Palazzo Congressi di Rimini. E come è noto, la nostra struttura ha ospitato tanti talent e quello ospitare un talent che andrà a premiare il migliore chef ci sembrava veramente, come dire, un atto oltre che doveroso anche estremamente interessante, visto che come abbiamo detto prima i cuochi sono i nuovi ambasciatori di un territorio. Questa sera anche noi faremo il tifo per il nuovo MasterChef. Direttrice, quanto è importante la cucina per i Palacongressi di Rimini? Molto, anche perché il nostro Palazzo dei Congressi, oltre a essere una struttura moderna, funzionale, all'avanguardia, è anche un luogo in cui noi raccontiamo la nostra storia, la nostra tradizione anche in termini enogastronomici. E molti dei nostri clienti ritornano nella nostra città e nel nostro palazzo proprio per la ristorazione, per come si è mangiato e per come viene interpretata la tradizione culinaria del nostro territorio. La collaborazione con Cook Academy era, come dire, il coronamento, no, di quella che era già una nostra vocazione e di grande attenzione alla tradizione culinaria ma anche alla buona tavola. E oggi i nuovi ambasciatori del Made in Italy sono gli chef, quindi largo agli chef e benvenuti ai partecipanti a questo evento di Cook Academy. E dalle sapienti mani della squadra gialla risotto in foglia di radicchio e cremoso di gorgonzola, riduzione a sangiovese e ciccioli croccanti. I vostri nomi per prima? Matteo. Francesco. Allora, tanta roba in questa ricetta, chef.
Eh sì, sicuramente. Ci dobbiamo sfidare, perché non farlo nel miglior modo possibile. Qua stiamo sfoderando le nostre armi migliori. Ingredienti. Il risotto è un semplice risotto con mantecato con del parmigiano e del burro, servito su una foglia di radicchio e con una spolverata d'aceto e di glassa d'aceto. E il procedimento? Il procedimento: si fa tostare il riso con un ingrediente segreto che non diciamo. Quando il riso è pronto, abbiamo tritato la cipolla finemente, fine, l'aggiungiamo non prima ma dopo, poi viene impiattato su una foglia di radicchio che è stata saltata in padella col sangiovese, quindi al sangiovese, sopra la pallina di gorgonzola e il ridotto al sangiovese con sopra dei ciccioli di pancetta croccante. Perché dovreste vincere voi? Perché siamo nella terra, siamo in piena Romagna e un risotto, soprattutto fatto con ingredienti semplici, è la cosa migliore, migliore di tutti. Perché un corso di cucina? Perché sono già barman e mi piacerebbe anche approfondire la cucina. Perché la cucina, come spiega Fabio, è tutto. E c'è gioco di squadra, c'è lealtà, c'è tutto. Da piccole cose fai anche grandi amicizie. Oltre alla cucina esci fuori a mangiare una pizza con tutta la squadra. Una grande squadra. Perché, chef, un corso di cucina, essere master chef in un corso di cucina? Sì, sicuramente. Il corso di cucina viene fatto principalmente perché noi appassionato. Dopo si vengono a creare delle realtà all'interno del corso di cucina che sono incredibili. Queste persone riescono comunque a instaurare dei rapporti tra di loro, non si conoscono, non si sono mai visti, in 3-4 lezioni diventano amici, sfruttano anche queste conoscenze dopo, è incredibile. La cucina è tutto, insomma. Stiamo impiattando come gli ottomani, come l'impero degli ottomani, con tantissimi ingredienti questo piatto. Quanti ingredienti ci sono? E adesso farei la rima con 8, ma forse sono 7, dai. Sì, decisamente sì, sono veramente tanti, però dobbiamo far vedere la nostra maestria. Sto facendo le quenelle con la salsa al gorgonzola. Sto cercando di sabotare. Infatti mi fanno far solo la quenelle, non mi fanno mettere altro. Però ho provato a mettere la quenelle di bavarese di ricotta. Anzi, il loro stesso ragazzo della squadra lo stava facendo. Li ho fermati in tempo, quindi sono brava. Ma quanto ci si diverte alle finali, chef? È il momento che tutti aspettiamo, però tutti vogliamo vincere, eh? Per la sfida finale un partner d'eccellenza a Cook Academy. È Gilberto Zaina, sono amministratore delegato di Acqua Dolomia, che è un'acqua che viene dal Friuli Venezia Giulia, viene dal territorio del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, che è un parco UNESCO, e quindi è una rarità, un'acqua che nasce all'interno di un parco UNESCO. Credo che siamo l'unica acqua al mondo che ha queste caratteristiche. La nostra acqua poi nasce in un territorio ricco e selvaggio, e si forma in una maniera un po' particolare. Non è un'acqua di alta montagna, è un'acqua che viene sgorga a 850 metri circa, però proviene da nevai e viene filtrata dalla montagna, dalle Dolomiti, e quindi recepisce, assorbe da questa roccia che è nobile, la Dolomia, e i suoi minerali più nobili, quindi tanto bicarbonato, tanto calcio, tanto magnesio e niente arsenico, quindi un'acqua di estrema qualità e purezza. Perché una partnership con Cook Academy? Perché abbiamo visto che c'è un bel gruppo di aziende che partecipa a questa iniziativa in questa zona che è molto vivace anche dal punto di vista economico, e a noi fa molto piacere poi essere presenti in Romagna, proprio perché riteniamo che sia, oltre che dal punto di vista visibilità delle aziende che sono dentro questa organizzazione, anche dal punto di vista turistico, una regione molto, molto interessante, molto all'avanguardia. Cosa significano per voi i corsi di cucina? Per noi i corsi di cucina sono il modo per sperimentare, per innovare, e quindi siamo un po' in sintonia con la nostra filosofia di azienda, che quando è nata,
chiaramente eravamo l'ultima delle acque sul mercato e quindi per trovare il nostro spazio, ce lo stiamo ricavando, siamo stati anche innovativi in termini di packaging e di comunicazione. Beh, l'attenzione speriamo che non dai piatti si trasferisca essenzialmente al piatto dal punto di vista del gusto. Sì, piatti bellissimi e buonissimi. Trasmettono la passione e la cura che hanno messo i corsisti. Allora vuol dire che qui quando si parte hanno dato il via, pronti. Allora qui quando parte la passione per la cucina? Parte tutto, ti fibrilla il cuore. Ed è la squadra verde che presenta il filetto di maialino bardato alle erbe aromatiche, melanzane e datterini con carciofi al tegame e crema di patate dolci. Ma sono pronti i corsisti? Sono molto pronti, i corsisti sono stati abituati all'ottenimento di questo piatto, che è un piatto complesso per quanto sia, ma anche abbastanza semplice per quanto sia. Allora, i vostri nomi? Fiammetta. Beatrice. Livio. Ingredienti? Melanzane fritte, si sente da dalla mia maglia, pomodori, crema di patate. Procedimento? Procedimento, abbiamo iniziato col filetto, poi abbiamo fatto la crema di patate. Ma quanto è divertente lavorare con i corsisti? Molto, molto divertente e anche un piacere, perché molti sono appassionati e trasmettono anche questa passione e questa voglia. Perché fare un corso di cucina? Per mettersi un po' alla prova, iniziare anche con degli chef a fare qualcosa di diverso, insomma, dal solito. E perché questa sera dovreste vincere proprio voi, squadra verde? Siamo più simpatici. Dessert del gran finale, tortino caldo con cuore al cioccolato fondente e ricotta stregata, salsa ai lamponi. Un dolce per concludere, tanta paura per questo dolce perché il cioccolato conquista. Poi prima di Natale, un cuore fondente, caldo, irresistibile. Squadra rossa, allora i vostri nomi? Raffaele. Simona. Ingredienti della dolce? Ricotta, cioccolato, uova, panna. Procedimento? Allora, per il tortino bisogna dividere gli albumi dai tuorli, montare tutto separatamente, aggiungere un po' di zucchero di qua, un po' di zucchero di là, mischiare il tutto e aggiungere un pochino di maizena. E perché dovreste vincere? Perché abbiamo la fortuna di avere un grande chef che ci aiuta. Cosa ti ha dato il corso di Cook Academy? Ha dato modo alla mia passione di realizzare qualcosa in più. Com'è andata? Bene. Bene, bene. Allora, qualche previsione? Facciamo un toto premio? Lei? No, io non... Lei, il problema della mia... Fagiolini, vincono i fagiolini. Wow. Vince... Verde. Nero, che non c'è. Allora, ma voi avete questo bollino nero, in realtà siete la squadra arancione. Ma quindi noi abbiamo due possibilità di vincere. Azzurri. Azzurri, bene. Non vogliamo chiedere al pubblico, ecco Rita. Il vincitore è risultato... Fai un po' di suspense, Claudia.
Vediamo la musica. Il dolce! La squadra rossa, il dessert, vince la sfida finale di Cook Academy al Palacongressi di Rimini. Allora, adesso la sensazione ve la posso chiedere ed è reale. È stata una sorpresa, sinceramente, nonostante i sabotaggi. Sicuramente una sorpresa, tanta passione, ma con un grande chef non si poteva fare diversamente. L'ho ritrovato dopo tanti anni, ex allievo, mi chiamava prof. Qui. Ah, ma allora qui giochiamo facile, eh? Sì. Quindi la passione per la cucina alla fine è... dove è sfociata? Sicuramente io ho preso altre strade, ma continuo a fare i corsi con questi grandi chef. Bene, complimenti. Ecco allora voi il premio. Beh, complimenti comunque per il primo premio, molto bravi, grazie. Supportato, quindi Michela, Maffi, Arianna, Valentina, tutte donne, venite qua da me, perché senza di voi tutta la nostra bellissima serata non sarebbe risultata così bella. E grazie a tutti e speriamo di rivederci qui e insieme alla, diciamo così, premiazione, ne approfittiamo per fare a tutti gli auguri di buone feste, buon Natale, e speriamo di, appunto, di rivederci presto e un sereno Natale e un buon anno a tutti quanti. Grazie. Grazie, auguri, buon Natale, buone feste. Dall'Alta Valle Savio, le paste del fumaiolo. In pochi minuti potrete portare in tavola primi piatti gustosi e genuini. Dalla tradizione romagnola, tortelletti, gnocchi, cappelletti, strozzapreti e tante altre specialità preparate proprio come una volta, con i migliori ingredienti italiani. Fumaiolo, qualità e natura per dare vita a prodotti unici. Scopri tante appetitose ricette su fumaiolo.com. Ci siamo ispirati a voi per creare una polpettina tenera come un bacio. Scegli le polpettine Amadori e partecipa al concorso Chef di Casa su cisiamoispiratiavoi.it. Forno Bassini. Farina, acqua e tanta pazienza. Pane all'acqua Bassini, dal nostro forno a tutte le vostre case.